Buonasera, siamo nel vallone di Cogne, stiamo andando verso le miniere di Larsina. Sono delle miniere di importanza secondaria rispetto a quelle molto più conosciute di Colonna. Insieme a noi questa sera c'è Paolo Castello, geologo e profondo conoscitore delle miniere della Valle d'Aosta. Sulla strada verso le miniere di Larsina c'è questo minuscolo villaggio, Tarabuk, ora abbandonato e disabitato, e su questo villaggio si racconta un aneddoto curioso, Paolo. Certamente. Nel 1854 vennero concesse le miniere di Larsina alla ditta Lasagno, ma la popolazione di Cogne non era d'accordo su questa concessione e per protesta diede fuoco ai fabbricati della miniera e danneggiò le gallerie della miniera. Dopo queste proteste della popolazione, il governo mandò due compagnie di bersaglieri ad occupare militarmente Cogne e a cercare i responsabili degli atti di vandalismo. A un certo punto un cittadino di Cogne confessò che il colpevole era il becchetto di Tarabuk. La polizia si recò nel viaggio di Tarabuk, arrivò alla cappelletta di Tarabuk e vide che dentro la cappella c'era un diavolo chiamato Becchette nel dialetto di Cogne, incatenato da due santi, ed era lui responsabile del malfatto. Quindi praticamente diedero la colpa del misfatto al diavolo della cappella e di fatto nessun colpevole fu. Era una beffa, esatto, alle forze dell'ordine e nel suo tempo un modo di proteggere i veri colpevoli, esatto, che erano tutta la popolazione in realtà, non era una singola, certo, persona. Certo. Troviamo in località Ravantì, lungo un grande accumulo di frana che contiene dei blocchi di magnetite, che nel passato sono stati coltivati mediante delle piccole trincee. Paolo, il sito minerario di Cogne è stato sicuramente il più importante per quanto riguarda la Valle d'Aosta. Oltre a Liconi e Colonna c'era anche la miniera di Larsina. Noi stiamo per arrivare a vedere questa miniera. Le due storie come si intersecano tra loro? Sì, certamente. Allora, la miniera di Cogne è molto antica. Già nel 1400 dei documenti ci parlano della sua coltivazione. È probabile però che già nell'antichità, direi anche nella preistoria, vista la dimensione del giacimento, fosse stata coltivata. Nel 1400 le miniere appartenevano al vescovo di Aosta, che era il signore della Valle di Cogne. Il comune di Cogne nel 1676 riuscì ad acquistare dal vescovo le miniere e le coltivò personalmente, assieme alla sua comunità, fino alla fine del 1800. Nel 1800 abbiamo un periodo particolarmente famoso della coltivazione delle miniere, una coltivazione comunitaria. Il dottor Grappin stabilì che all'inizio dell'anno solare venissero contati gli abitanti di Cogne e distribuita in quote paritarie il giacimento di Cogne. Coloro che lo lavoravano direttamente avevano diritto alla quota intera, mentre coloro che, non potendo lavorarlo, o perché militari o perché malati, donne, bambini, lo potevano far lavorare ad altri mantenendone la proprietà di una parte più ridotta. Questo sistema di coltivazione era molto redditizio per gli abitanti, poiché permetteva di lavorare per numerosi mesi estraendo il minerale, trasportandolo da giacimento importante di Liconi fino al fondo valle e da lì poi su una strada recentemente costruita fino alla frazione di Vieille in comune de Maville. Era a Vieille che gli industriali del ferro della Valle d'Aosta venivano a comprare il minerale. In questo modo però gli industriali avevano dei problemi, e cioè dovevano sottostare al monopolio del comune di Cogne, che decideva le quantità di minerale estratto e il prezzo del minerale a Vieille. Era intenzione di questi industriali di bypassare il comune, e quindi nel 1853
furono avviate delle ricerche all'arsina, dove affiorava la magnetite, anche se in quantità minore che a Liconi. L'anno successivo la concessione venne data alla ditta Lasagno, proprietaria delle ferriere di Villeneuve di Gignoux, e a questo successero i tumulti degli impianti di Cogne, che portarono due anni dopo alla sospensione di questa concessione. Successivamente, con alterne vicende, la miniera di Larsina venne coltivata fino a circa gli anni 30 del secolo scorso. A quota 2000 metri troviamo il livello intermedio della miniera di Larsina. È stato recentemente messo in sicurezza, come è stato protetto con delle reti. Paolo, cominciamo a vedere nel dettaglio il minerale, la magnetite, dalla quale veniva estratto il ferro. La magnetite è un ossido di ferro, contiene il 72,4% in ferro ed è quindi un minerale ottimo per lo sfruttamento del ferro. A Cogne questo minerale è contenuto dentro una lente di serpentiniti ed è presente sia a Liconi Colonna, un giacimento molto più grande che è stato coltivato sfruttando 25 milioni di tonnellate di magnetite, sia a Larsina, un affioramento più piccolo con quantitativi più modesti, circa 30.000 tonnellate estratte. Queste serpentiniti derivano da originari peridotiti presenti nel mantello terrestre sotto il fondo oceanico. Le peridotiti, durante i processi geologici complicati che hanno portato alla formazione delle Alpi, sono venute a contatto con delle acque che hanno trasformato il minerale principale, l'olivina, in serpentino e magnetite. E quindi le serpentiniti derivanti sono naturalmente ricche in magnetite. In certi casi, come qui a Cogne e come nella zona del massiccio del Montavic, in media Valle d'Aosta, ci sono degli arricchimenti, delle concentrazioni in magnetite sfruttate sino dal Medioevo. Come nasce una miniera? All'esterno ci deve essere qualcosa che evidenzia un minerale affiorante, dove si inizia lo scavo. I cercatori minerari sin dall'antichità erano molto attenti all'osservazione delle rocce. Un affioramento di magnetite sicuramente colpiva sia per il colore nerastro della roccia, sia per delle patine di ruggine dovute all'alterazione del minerale. In particolare a Liconi, che è un po' la prosecuzione importante di questa miniera, la lente di magnetite era così grande che non poteva passare inosservata, era potente decine di metri. È corretto dire che questa vena di magnetite comunica dall'altra parte, dall'altro versante con Liconi? Probabilmente non comunica direttamente, ma fa parte dello stesso complesso minerario. La lente di magnetite coltivata a Liconi in certi tratti si inspessisce, in alcuni altri si restringe fino a quasi a sparire. È possibile che una piccola appendice sia questa che vediamo qui a Larsina. Dalla sinistra orografica del torrente Grosot, sul lato opposto si vede un curioso dosso boscato. Che cos'è? Si tratta del Trucco Cretetta, un antico accumulo di frana che, staccatosi dal Mont Salé, il monte che sta alle spalle della miniera di Liconi, ha riempito la valle del torrente Grosot, sbarrandola temporaneamente, e che contiene numerosi frammenti di magnetite.
che nel passato sono stati sporadicamente sfruttati. Intorno al 1850 è successo quell'episodio che si lega al villaggio di Tarabuk che abbiamo visto prima, ossia gli abitanti di Cogne hanno praticamente sabotato le infrastrutture della miniera di Larsina perché certo. In un certo senso era una concorrenza economica per le miniere principali di Cogne, giusto? Sì, certamente. In questo modo veniva sabotato il tentativo del comune di bloccare la produzione, e cioè di poter coltivare solo un certo qual numero di tonnellate ogni anno. E inoltre si permetteva degli operai pagati meno di trasportare il minerale da Cogne a Vieille e quindi aumentare la redditività per gli industriali. Questo contenzioso venne bloccato, oltre che dall'intervento del governo, anche dalla situazione economica del ferro di quel periodo. Infatti le ferrerie della Valle d'Aosta entrarono in crisi, da un lato perché il combustibile, che all'epoca era il carbone di legno, veniva a mancare perché le foreste erano state duramente sfruttate. Da un lato il costo del ferro valdostano, che veniva da posti in alta quota, quindi più costosi, era più alto. Le comunicazioni per esportare il ferro in Piemonte erano difficoltose, non c'era ancora la ferrovia. Certo. E in particolare poi, in quel periodo, il governo diminuì i dazi sui ferri stranieri. E quindi questo grosso contenzioso in parte si raffreddò per motivi esterni. Legati al mercato. Legati al mercato. Questi sono i resti dell'abitazione che ospitava i minatori che hanno lavorato e scavato nella miniera chiamata Quota 1901. Esatto. Intorno al 1940, siccome la miniera di Liconi si stava approfondendo, la direzione della miniera stava cercando una soluzione per carreggiare il minerale e portarlo al treno che poi lo conduceva ad Aosta. Di conseguenza si era pensato di costruire un livello di ribasso dall'Arsina che raggiungesse il giacimento di Liconi e che permettesse l'estrazione del minerale. La galleria è stata scavata per 1600 metri, ha raggiunto effettivamente la parte bassa di giacimento di Liconi, ma a quel punto si era ritenuto poco conveniente usare questa galleria e si è optato per un'altra galleria di carreggio di ribasso chiamata Costa del Pino, situata sul versante di Colonna. Quindi a tutti gli effetti questa è una galleria di servizio, non è una galleria estrattiva. Certamente, in questa galleria non è stato coltivato estratto della magnetite, anzi per buona parte del suo percorso non attraversa le serpentinite, quindi non attraversa rocce che contengono magnetite. Nei progetti, ben inteso, si ipotizzava che avrebbe raggiunto anche il giacimento di magnetite, anche se poi non è stata continuata. Facendo un raffronto con le comodità e gli agi nostri dei tempi attuali, viene da pensare alle condizioni di vita, alle condizioni di lavoro dei minatori che hanno lavorato, che hanno vissuto qua e a Colonna, alle miniere di Cogne comunque. Certamente era una vita faticosa, anche rischiosa. Quelli che lavoravano all'Arsina erano meno fortunati di quelli di Colonna, perché a Colonna c'era un villaggio minerario ben strutturato, con mensa, sale di ricreazione e la domenica persino col cinematografo. Ma comunque qui erano più vicini al capoluogo e potevano probabilmente anche in giornata, anche in serata, scappare e andare in paese. La lente di serpentinite di Cogne è in contatto tettonico sopra una fascia di rocce di colore chiaro, cioè dei calcari metamorfici, delle dolomie, delle quarziti, di origine triassica.
Al di sopra invece della lente di serpentinite vi sono dei calcescisti, delle rocce di colore grigio brunastro. Da un punto di vista geologico è interessante ricordare la diversa provenienza di queste rocce. Mentre le serpentiniti provengono dal mantello della Terra in posizione oceanica e i calcescisti rappresentano i depositi che riempivano gradualmente il fondo di tale oceano, le rocce biancastre, cioè i calcari, i marmi e le quarziti, provengono da un ambiente più vicino al continente, e cioè da zone di atolli e di lagune, e si sono depositati nel Triassico circa 200 milioni di anni fa. Successivamente i complessi fenomeni che hanno portato alla formazione delle Alpi hanno messo in contatto questa fascia biancastra con la lente di serpentinite. Le rocce triassiche di cui abbiamo appena parlato erano presenti anche nella galleria di ribasso di Larsina e sono state estratte per un certo periodo e caricate tramite una teleferica per utilizzarle quale minerale nel processo siderurgico ad Aosta. Il minerale calcareo veniva caricato su una teleferica qui, raggiungeva Creta, dove passa il trenino che portava il minerale alle acque fredde sopra Gressan. Alle acque fredde veniva a sua volta scaricato e ricaricato sulla teleferica e raggiungeva il complesso siderurgico di Aosta. Questa grande discarica è la discarica di Creta, che raccoglieva tutto il materiale inerte proveniente dalla lavorazione del minerale di ferro di Cogne. Il ferro invece proseguiva fino a acque fredde in ferrovia per poi raggiungere la fabbrica di Aosta. Possiamo quindi dire che una parte di questa discarica contiene anche il minerale che veniva estratto dalla nostra miniera di Larsina. Ed è da questa imponente discarica che chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris. Grazie e buonasera.